Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi primo video tutorial in collaborazione con BBCraft per questa collaborazione. Vi ricordo il codice sconto che l'azienda mette a disposizione, che è Antonia10. Utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sull'importo del carrello e dopo 25 dollari di acquisti la spedizione è gratuita. Per questo tutorial utilizzerò questi elementi che vanno alle borse. Utilizzerò questa colorazione bronzo. Metterò sul fondo della borsa. Questo è il codice. Vi ricordo anche che nell'info box troverete tutti i link del materiale che utilizzo, il link del negozio e il link del video spacchettamento. Di sicuro utilizzerò una di queste questi manici ancora da decidere. Questo è un altro set con due coppie di manici. C'è questa rettangolare e questa a forma D. Come filato utilizzerò questo della tre sfere di colore beige, è un pacchetto da mezzo chilogrammo e un uncinetto 4,5. Partendo dal fondo della borsa, cioè dal corpo della borsa, scusate, ho lavorato questo. Ora vi dico le misure e come che punto ho fatto. Questo corpo della borsa misura 50 centimetri per 23 di larghezza e ho fatto una lavorazione partendo da 80 catenelle. Ho fatto una lavorazione, guardate, con maglia bassa in costa, sia all'andata che al ritorno. La maglia bassa in costa, se per chi non lo sa, va presa in questo modo, guardate, va lavorata sul retro in questo modo e fatta una maglia bassa. Continuare tutto il lavoro, al ritorno fare la stessa lavorazione. Ripeto, questi sono, ho avviato 80 catenelle, misura 50 cm di lunghezza per 23 cm di larghezza. E ho fatto 42 passaggi. Per i laterali ho fatto questa lavorazione. Questo è il rovescio e questo sarà il dritto. Il dritto viene lavorato una mezza maglia alta con una maglia bassissima, una mezza maglia alta e una maglia bassissima. All'andata, al ritorno va fatta la maglia bassa in costa come abbiamo fatto per il corpo della borsa. Ho avviato 17 catenelle per una lunghezza di 11 centimetri che andrà, guardate, posizionata qui dove ho segnato con i marcapunti. E l'altezza, dicevo, allora la larghezza è 11 cm, l'altezza 20,5 cm, che è la nostra altezza qui. Dimenticavo, per i laterali ho fatto 32 passaggi. Poi ognuno di noi ha un modo di lavorare, quindi può venire più largo, più stretto, più alto, più basso. Io vi dico le mie proporzioni, le mie catenelle, le mie altezze, le mie larghezze. Io che voglio un fondo più rigido, ho inserito un pezzo di rete canvas sul fondo, l'ho cucito tutto intorno e ora vado ad unire i laterali.
Dopo aver unito i laterali con un punto bassissimo tutto intorno, unendo sia il corpo borsa che i laterali, ho fatto tutto intorno 9 giri di maglia bassissima. Ho tagliato la fodera che ho attaccato all'interno, mettendo anche una tasca. Vi consiglio di prendere le misure del corpo borsa e dei laterali e così con quelle misure tagliare la fodera. Andrà perfettamente all'interno. Questo qua è il sotto. Gli elementi sotto non li ho aggiunti più perché, essendo una lavorazione molto grossa, vengono nascosti, quindi non li ho aggiunti. Andrò soltanto adesso ad attaccare il manico, che vi farò vedere naturalmente come attaccarlo. Per tutti coloro che non lo sanno, questa è la maglia bassa in costa retro. Prendiamo il filo sul retro del lavoro, facciamo una maglia bassa. Filo del retro, facciamo una maglia bassa, sia all'andata che al ritorno del lavoro. Filo sul retro e maglia bassa. Arrivati alla fine del giro, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e ricominciamo con lo stesso punto. Questo per quanto riguarda il corpo borsa. Per i laterali, questo è il lavoro che faccio. Mezza maglia alta, maglia bassissima. Mezza maglia alta. Prendendo un attimo che vi faccio vedere, prendendo entrambi maglia bassissima, e questo è il lavoro che viene. Questo è il dritto del lavoro. Nel ritorno del lavoro facciamo una maglia bassa in costa retro. E questo è il lavoro per i laterali. Posizionare i manici andiamo a fare questa lavorazione. Scusate, ma con la telecamera davanti è proprio. Dobbiamo fare 23 maglie intorno al manico in questo modo. Tiriamo bene e facciamo il punto. Dobbiamo fare 23 maglie. Segniamo con degli spilli il centro del corpo della borsa, quindi dove verrà il centro del manico. Fatto questo lavoro, lasciamo un bel pezzo di filo che andremo a cucire adesso al corpo alla borsa. Questo è il centro del manico che cercherò di posizionare perfettamente al centro della borsa. Per cucire il manico faccio in questo modo. Prendo un ago da lana, quindi non a punta, e
esco, io ho già cominciato dal secondo giro che ho fatto di maglia bassissima, entro nella maglia fatta, guardate, esco di qui e vado a quella, la maglia a fianco, e entro all'interno in questo modo, esco nuovamente dall'interno della borsa. Spero che si veda bene, purtroppo mi sto arrangiando al meglio. Vado nuovamente ad uscire con l'ago, esco un attimo con l'ago e vi faccio vedere. Esco da questo punto, vi faccio vedere così forse è meglio. Mi inserisco in questa maglia, tiro bene questo modo e rientro in questo affianco in questo modo. Ora io esco dal punto qui successivo, guardate, mi inserisco in quest'altra maglia, vado di nuovo in quella e giro così dietro. Faccio questo per tutto la lunghezza delle 23 maglie che abbiamo fatto sul manico. Nuovamente, come faccio? Vado all'interno di questo e mi inserisco in quello a fianco e tiro. Guardate la lavorazione e questo verrà all'interno. Per maggior fortezza, una volta arrivato in fondo, io ripasso, torno indietro in questo modo, esco da una catenella e mi inserisco sopra. Non per forza a tutte le catenelle, ma ogni una sì, una no, faccio questo, esco da questa catenella, mi inserisco in questo modo fino alla fine del lavoro del manico. Questo è il risultato una volta posizionati i manici sia da una parte che dall'altra. Ora dovrò mettere solamente una chiusura a calamita e la borsa è finita. Molto molto bella. Quindi alla fine ho utilizzato i manici che erano in questo set. Mi rimane un'altra coppia di manici. Questo è il codice del prodotto. Vi voglio ricordare il codice sconto che l'azienda mette a disposizione, che è Antonia10. Utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sull'importo del carrello. Per questo tutorial è tutto, io vi saluto, ciao e alla prossima. Ciao a tutte!